quando 4 anni fa l'allora preside mi portò a vedere quello che era un sogno irrealizzabile, decidemmo che lo avremmo realizzato. Era un rudere, ed era un rudere tra l'altro usato come deposito, pieno di materiale di risulta e quindi anche fonte, diciamo, di degrado della scuola stessa, della struttura stessa, che è bellissima. Decidemmo che lo avremmo fatto con i tecnici del comune e con lo sforzo finanziario da bilancio comunale, ci siamo riusciti. Dopo 20 anni viene restituita la palestra al terzo circolo didattico De Amicis in via Santa Teresa a Chiaia, che ospita 1400 alunni. Il cantiere era rimasto fermo per 16 anni a causa di problemi strutturali, fin quando 3 anni fa venne sviluppato il progetto che, con il parere della sovrintendenza alle belle arti, ha consentito in soli 9 mesi di effettuare gli interventi di riqualificazione necessari, fra i quali il miglioramento statico delle mura e la ricostruzione del solaio di copertura, oltre a pavimenti, intonaci, impianto elettrico, servizi igienici ed infissi, per un totale di oltre 616.000 euro. 20 anni fu la progettazione, noi l'abbiamo ripresa 3 anni fa, con grande forza, con grande convinzione, con grande audacia, e ancora una volta una risposta che diamo alle scuole della nostra città. In un momento di crisi economica, tra mille difficoltà, siamo davvero contenti. Questa è una scuola straordinaria, bella, ricca di vitalità, oltre che di sapere e di conoscenza. Ci ritorno volentieri e ci ritorno per un'occasione così importante, quella di consegnare una palestra alla scuola e al territorio.